Si commette peccato sicuramente, ma spesso ci s'azzecca. Beh, ma non è che tu devi chiedere il test, ma tu il test non è che devi chiedere alla moglie il test. Il test non devi chiedere alla moglie, basta che prendi un po' di saliva del bambino. Il test non mica devi chiedere alla moglie. Il test non devi chiedere alla moglie, basta che tu serve un cappello del bambino, ad esempio. Il test lo puoi fare tu. Cioè, tanto loro devono accertare se il DNA del bambino coincide con il tuo, mica serve quello della moglie. Tanto quello della moglie è certo che sia figlio della moglie, perché mater certa, non si sa se è figlio tuo, ovviamente. Quindi, basta che fai un accertamento che verificano che il DNA del bambino è compatibile con quello tuo o no. No, lo puoi fare dopo lo puoi farlo tranquillamente dopo la nascita. Puoi farlo tranquillamente dopo la nascita. Mi è successo a me, no, a me non è mai successo, non ho mai avuto figli dichiarati. Le tariffe, no, le tariffe avevo letto, perché mi ero interessato di queste statistiche, così, a livello di curiosità fondamentalmente. E le statistiche dicono che dai test mediamente risulta che il 20% non è figlio. Poi ognuno faccia quello che vuole. Io personalmente lo farei, poi ognuno fa quello che vuole naturalmente. Però tornando ai narcisisti, devi anche imparare a stabilire dei confini chiari. Ma non devi farlo tu, la moglie può anche non saperlo, non è che devi farlo tu, non è che devi farlo tu, basta che prendi un capello del bambino, un po' di saliva del bambino. E vai in un centro che fanno le verifiche del DNA e gli fai verificare se quel DNA è compatibile con il tuo. Punto. Non c'è niente da fare. Non è che serve quello della moglie. Tanto quello della moglie, diciamo, è evidente, no? Che è il figlio della moglie, se l'ha partorito, non può essere che suo il figlio. Tu devi semplicemente verificare tra te e il bambino, diciamo, se c'è compatibilità, tu maschio. Quindi la moglie può anche non sapere niente. La moglie può anche non sapere niente, fondamentalmente, no? Se tutto è a posto, non saprà niente. Se invece niente è a posto, allora saprà, ovviamente. Allora saprà. No, non è gelosia. Anzi, io suggerisco non essere gelosi. Vabbè, ragazzi, fate come volete. Io sto dicendo semplicemente le statistiche. Siccome la posta in gioco è alta, perché siccome la posta in gioco è alta, secondo me ne vale la pena. Poi fate che cavolo volete, cioè. Ognuno è libero di fare esattamente quello che gli pare, per carità. Ognuno è libero di fare quello che gli pare. Ma, ok, se tuo marito l'avesse fatto, ma tu non lo vieni neanche a sapere. Se tuo marito l'avesse fatto, non è che deve venirtela a dire, perché non va, tu non servi come patrimonio genetico. Cioè, non è che serve il tuo patrimonio genetico, serve il patrimonio genetico del bambino. Basta che preleva un capello del bambino o un po' di saliva del bambino e con questo fa il test e certifica l'ente, diciamo, che fa il test che il suo DNA è compatibile con il tuo. Non è che deve dirtelo a te, tu non saprai mai nulla. Cioè, non è che tu devi dirlo fondamentalmente, cioè non è che deve dirtelo, perché tu non è che devi andare a fare nessun esame, perché che sia figlio tuo è un dato di fatto fondamentalmente, no? Questo è. Comunque sia, andando avanti, allora, è molto importante quindi quando abbiamo a che fare con dei narcisisti, imparare a dire di no. Imparare a dire di no è un fatto molto importante. Imparare a dire di no è fondamentale. Cosa significa imparare a dire di no? Significa fissare dei confini ben definiti. Significa di nascosto, non è che lo fai di nascosto, non è che lo fai di nascosto, tu basta che prendi un capello di quello che dovrebbe essere tuo figlio e fai un test. Poi se tutto è a posto, nessun problema. Se tutto non è a posto, a quel punto lì dici: cara moglie, questo esame del DNA certifica che questo non è mio figlio, sai che c'è? Ti pigli il figlio e ti levi dai coglioni. Questo è il dato di fatto, no? Allora, comunque sia, adesso
chiudo su questo argomento.